Alfonso, ti faccio questa intervista davanti a questo vostro manifesto in cui si racconta la storia del Caffè Italia, che è stato aperto nel 1897. Siamo nel 2022 e tutto ciò che c'è scritto qui sopra torna di moda. È una parte di quello che ho ascoltato, imparato, registrato. Sono dei detti che raccontano il tempo, le dimensioni e credo che facciano ridere e nello stesso tempo riflettere. Sì, ridere e riflettere, credo che qualsiasi crotonese che si avvicina a questo manifesto e legge questi detti ricorda quello che era il nostro passato. Sì, 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 è una cosa a cui ho tenuto, lega molto anche le foto che abbiamo all'interno del locale, poi è stata una delle mie idee da portare avanti praticamente quello che è questa lunga tradizione, che è la tradizione di un bar dove non si vendono solo caffè e dolci, ma ci si incontra, si cerca di socializzare. Quindi la parte del Covid e la sofferenza che si è avuta è stata proprio esattamente questa qui, il non poter fare rincontrare la gente in un posto dove, ripeto, con orgoglio, non è solo semplicemente un caffè o un aperitivo, ma è qualcosa di più. Sì, anche la mostra dei fotoamatori che è stata esposta qui è sicuramente stato un momento bello, perché in ogni caso abbiamo bisogno di cultura. Sì, non è uno dei tanti appuntamenti che abbiamo preferito accogliere nella nostra attività e di riflesso poterne praticamente far fruire l'intero territorio. Sono piccole iniziative che credo che praticamente un'attività come la mia è strutturata per farle, quindi è giusto che noi ci diamo disponibili a questo tipo di cose. Ma ripeto, più che uno sforzo è un piacere. È un piacere, dobbiamo dire che il tuo impegno costantemente è in crescita. No, il mio impegno è quello che ribadisco, io non credo di fare sta cosa perché papà mi ha insegnato che per avere bisogna dare, quindi questo piccolo compromesso mi ha insegnato un po' di una piccola parte della vita. Molti mi danno di carattere difficile, ma la mia è semplicemente spontaneità e immediatezza. Credo che gli insegnamenti dei grandi mi hanno formato, forgiato. Sono svelto nel dire, perché sono abituato a una frequentazione quotidiana di centinaia di persone, ma mi creda, quanto è bello ricevere tutta questa gente e poter ricevere e dare contemporaneamente.